Promuovere la mobilità dei dipendenti favorendo la condivisione di conoscenze e competenze. E questo è il progetto dell'Università di Urbino premiato agli Oscar della Pubblica Amministrazione. L'obiettivo del premio è scoprire e valorizzare i migliori progetti realizzati per rendere la pubblica amministrazione pronta a rispondere alle sfide del futuro. La cerimonia finale si è svolta giovedì 23 maggio nel Palazzo dei Congressi di Roma. Il premio Pubblica Amministrazione a colori per l'Università di Urbino è stato ritirato dal direttore generale Alessandro Perfetto. Il progetto prevede potremmo chiamarlo Erasmus dei funzionari della pubblica amministrazione, prevede soggiorni anche di breve durata presso le altre università aderenti al progetto e con una serie importante di valori aggiunti, si crea una rete professionale per cui le persone che fanno lo stesso lavoro condividono per qualche giorno delle esperienze e quindi continueranno nel tempo a sentirsi per problemi comuni. Poi anche la contaminazione dei saperi, che sappiamo, proprio il mondo universitario sa bene cosa vuol dire contaminare i saperi, solo che questo è sempre stato appannaggio della parte accademica, noi lo abbiamo voluto fare anche per la parte dell'amministrazione, quindi la tecnostruttura e ancora più importante di tutti la esportazione delle best practice, perché ognuno di noi ha delle cose che fa meglio e facendo sistema tra di noi si riesce a metterle a valore aggiunto e a valore a fattore comune e a portarle anche nelle altre organizzazioni. Presenti nel complesso oltre 100 candidature suddivise in 7 diversi ambiti della pubblica amministrazione. Il progetto vincitore, ispirato al programma Erasmus, rappresenta un risultato notevole per l'Università di Urbino. Grazie a questa pratica innovativa, il personale dell'Ateneo potrà partecipare a programmi di mobilità interistituzionale, favorendo la condivisione di conoscenze e competenze utili al miglioramento delle performance degli uffici e all'arricchimento del bagaglio culturale e professionale dei dipendenti. È stato anche pensato insieme agli altri Atenei, è un progetto che premia questa idea che già noi portiamo avanti con gli studenti, con i docenti della mobilità soprattutto internazionale, noi in questo caso lo applichiamo al personale tecnico amministrativo con una mobilità per il momento nazionale, nulla vieta che si possa mandare qualche nostro dipendente anche presso altre università all'estero per cercare di cogliere quei processi che possono rendere molto più efficace ed efficiente l'amministrazione. L'iniziativa di cui l'Università di Urbino è capofila è nata nell'ambito di una collaborazione gestionale amministrativa tra le università di Abruzzo, Marche e Umbria. L'idea originaria è un'idea di UniURB, che quindi è stata capofila, ma che ha visto la fattiva partecipazione di tutti i direttori delle altre università di questo sistema regionale, di 3 regioni, e i quali hanno dimostrato grande competenze manageriali abbracciando con entusiasmo fin dall'inizio questa idea. Questo è l'obiettivo di questo progetto, contaminare il nostro personale con le esperienze del personale degli altri Atenei. In particolare questo progetto coinvolge gli Atenei di Marche, Umbria e Abruzzo e quindi è un'esperienza che vogliamo portare avanti anche su altri fronti.